Voltiamo pagina, adesso 3.900 metri quadrati di pannelli fotovoltaici per trasformare l'energia luminosa in energia elettrica. È il palacrociere di Savona che diventa il primo al mondo ad essere alimentato da sola energia pulita. I particolari. Una centrale fotovoltaica per dare energia al palacrociere di Savona. Il progetto, unico al mondo, potrebbe diventare realtà nel giro di qualche mese. Il progetto avrà un costo di circa 2 milioni di euro, quindi 4 miliardi delle vecchie lire, una potenza di 390 kW, una superficie coperta di 3.900 metri quadrati e ci sarà un ritorno economico nel giro di 8 anni. L'intera superficie del tetto della stazione marittima di Savona e dell'adiacente capannone che attualmente ospita due cantieri navali dovrà essere ricoperta da pannelli solari in grado di produrre energia elettrica sufficiente a fare funzionare gli impianti del paracrociere. Il tutto nell'assoluto rispetto dell'ambiente. Da cosa è nata questa idea? Allora, quest'anno sono i 50 anni di attività e quindi ho pensato, in occasione di questo avvenimento, di festeggiare con un bellissimo progetto per la mia Savona.